Grazie Presidente, onorevoli colleghi, pochi colleghi che sono in aula. Io vorrei fare un passo indietro, andare a un anno fa, quando si discuteva la legge finanziaria 2019, e dai banchi del PD, allora all'opposizione, si gridava: vergogna, vergogna, mettete la fiducia, ricorrete al paracadute del voto di fiducia sul provvedimento più importante che la nostra Repubblica è chiamata ad adottare e che voi non siete in grado di sottoporre all'attenzione delle due Camere. E ancora, il Governo non si azzardi a presentare al Senato il maxi emendamento sulla legge di bilancio. Siamo pronti a dare battaglia pur di impedire questo ennesimo atto di arroganza che priva il Parlamento delle sue prerogative. E oggi, a un anno di distanza, sempre in quest'Aula, finanziaria 2020, è una certezza che questo provvedimento non andrà neanche in terza lettura per gli eventuali correttivi, e di correzioni ce ne sarebbero bisogno tante. Ma entriamo un pochino nel merito. Parliamo della tanto discussa plastic tax. Siamo partiti da un euro al chilogrammo a partire dal gennaio 2020, per poi arrivare a 50 centesimi a luglio 2020 e a 45 centesimi all'aprile 2020. Voi non vi siete neanche resi conto che il 5 dicembre tutte le aziende di imballaggio, che sono un'eccellenza non italiana ma europea, hanno disposto a livello nazionale un fermo di produzione di un'ora e non hanno chiesto la rimodulazione della tassa, ma hanno chiesto l'eliminazione totale, perché già sono tassati con la CONAI. Perché questo? Perché questa tassa porterebbe a un aumento del costo del prodotto finito, che andrebbe ad inficiare nelle tasche degli italiani, perché ha già portato a una riduzione degli ordini e quindi a una riduzione del fatturato, e quindi una riduzione, si aspettano di dover fare una riduzione del personale. Ma voi non li avete neanche ascoltati, perché anziché andare a parlare con queste aziende, ascoltare le piazze, siete chiusi in un palazzo a fare tatticismi e strategie per smontare tutto ciò che di buono ha fatto la Lega quando era al governo. Però non è bastata la plastic tax, ci voleva anche la sugar tax, e vi siete nascosti, perché con la sugar tax, già nel 2005 con una direttiva europea, ci siamo ritrovati negli ultimi anni alla chiusura di 18 zuccherifici su 19 nel nostro paese. E questo perché continuate a demonizzare il Made in Italy anche al posto di valorizzarlo. E vi siete nascosti dietro l'alibi dell'educazione alimentare, del benessere dei nostri ragazzi. E se da una parte togliete dalle mani dei nostri bambini un bicchiere d'aranciata, dall'altra, con un emendamento passato di notte in commissione bilancio, mettete loro in bocca una canna. Vergogna! Perché voi state propinando cannabis, state spacciando l'idea che fumarla è una cosa giusta. E i giovani ci guardano, e con questo emendamento state dicendo loro di fumare liberamente, e lo state dicendo ai nostri figli. Ma se lo ritenete talmente giusto questa schifezza, fatela fumare ai vostri figli, non a tutti i figli degli italiani. Perché è vero che noi dobbiamo salvaguardare la salute e il benessere dei nostri figli, ma un bicchiere d'aranciata non ha mai ucciso nessuno, la droga sì. E poi scompare anche la cedolare secca del 21% degli esercizi commerciali. E dispiace veramente che un anno fa il Movimento 5 Stelle aveva appoggiato questo snellimento, questo vantaggio a favore dei piccoli esercizi commerciali, e quest'anno ha cambiato completamente idea, come la miglior banderuola, da fare invidia alla miglior banderuola. E infine, chiudo, vergogna della vergogna, tassate gli italiani, tassate le aziende, mortificate le partite IVA, però finanziate il centenario della fondazione del Partito Comunista prendendo i soldi dalle tasche degli italiani. È una vergogna, è una vergogna! E ieri sera in discussione generale, non mi ricordo, il senatore del PD ha detto: la Lega non avrebbe mai fatto questa legge di bilancio. È l'unica cosa che concordo. La Lega non avrebbe mai fatto questa legge di bilancio, perché è una vera schifezza. Grazie, senatrice Nisini.